La 500 miglia di Indianapolis, una delle gare più antiche nella storia del motorsport. Il logo di questa edizione, 2012, 101 anni di storia. E intorno a un logo si costruisce una manifestazione. Bello ed elegante anche quello della prima edizione, 1911. Ma quanto sarebbe stato bello esserci a quella prima edizione. I tempi eroici, ma la tecnologia adesso ci consente di andare nel 1911. Basta avere un paio di occhiali del cronista di quegli anni, il cappello del cronista di quegli anni, il microfono del cronista di quegli anni e siamo pronti! 40 macchine schierate per il via della 500 miglia di Indianapolis! Giro di lancio alle spalle della Pace Car guidata da Carl Fisher, papà della 500 miglia, tutti e due pilota e meccanico tranne uno, la prima monoposto, Ryan Arround. Lewis Strang, il primo pole man della storia della 500 miglia, l'italiano Ralph De Palma al suo fianco, sono partiti! Spencer Wishart al comando su Mercedes, viene attaccato da Bruce Brown su Fiat, la Fiat al comando della prima 500 miglia di Indianapolis. Bruce Brown su Fiat, sempre al comando, ma Ryan Arround con la sua monoposto ormai gli è attaccato. Guardate quanta polvere, pista di terra e dietro c'è chi ha perso addirittura il meccanico, gara incredibile! Pit stop velocissimo per Ryan Arround, guardate la sua macchina, l'ha costruita lui, ingegnere pilota, sembra un aereo. Bob Bowman fermo ai box, problemi con la sua Benz, problemi alla posteriore destra, il meccanico sta cambiando la gomma, guardate che lavoro deve fare. Bandiera a scacchi per Ryan Arround che su Marmon Wasp vince la prima 500 miglia di Indianapolis in 6 ore, 42 minuti, 8 secondi alla media di 120 km orari con la prima monoposto nella storia della 500 miglia e l'invenzione dello specchietto retrovisore per motivi di sicurezza. Ha fatto davvero storia questa prima edizione con il podio per la Fiat, Bruce Brown in terza posizione. Gara fantastica. Ryan Arround, il primo vincitore della 500 miglia di Indianapolis.